ospite eccezionale. Fa teatro, cinema e televisione. È un personaggio straordinario. Signore e signori, Gigi Proietti! Grazie tanto, grazie. Detto da lei. Dunque, ecco a noi Gigi Proietti. Come ecco a noi Gigi? Come sarebbe a dire? No, dice, è un modo come un altro, è un modo spiritoso per iniziare un'intervista. Ma l'intervista non c'è. Come c'è? C'è l'intervista. Ma come? No, l'intervista dice che non c'è. Allora me la faccio da me. Dice, dice, chi dice? No, dice, si dice così per cominciare. Dice, ma ti fai due domande e ti rispondi. Dice, breve, succinto. Comprendioso. Vabbè, dice... Ma chi dice? Dice, ma come mai Proietti qui a Sanremo? Questa me l'aspettavo, questa è una domanda birichina. Niente, presto detto. Datosi che sto facendo uno spettacolo musicale intitolato la commedia di Gaetanaccio, e datosi che questa commedia, da questa commedia scritta da Gigi Magni con musiche di Pintucci e indegnamente mie, è tratto un long play che esce in questi giorni, allora... Anche io qui, dice, vieni a dire, a far sentire un paio di pezzi. Cioè, dice, ma chi lo dice? Dice, così si dice. Dice, vieni lì e fai due pezzi. Vabbè, come dice, ma come, cioè, come va? Dice, ma insomma, è un po' strano. No, come va? Dice, lo spettacolo come... Lo spettacolo va benissimo. A Roma dobbiamo ricominciare il 31 di gennaio. E sono venute già 100.000 spettatori. 100.000 spettatori? 100.000 spettatori, mi viene da piangere. Come 100.000 spettatori di Maria Daviani? No, Maria Daviani è il titolo della prima canzone che adesso vi vado ad ammollare. Mamma. Che mi significa sta novità? L'uomo non piagne, ma io perché me metto a piangere davanti a te? Pure si soffre e si sente morire, l'uomo non può comportarsi così. L'uomo è forte, non si piega, l'uomo è uomo, chi lo nega? Dice non piagne, per carità, se non ci perdi, dignità, l'uomo c'è verde di me perché, e c'ho da verde, si è perso a te. L'uomo c'è vero, l'uomo è oro, e chi lo nega? L'uomo c'è verde, dimmi perché, che c'ho da vedere. Perso a te.